L'autorità portuale in tutti questi mesi ha svolto incessantemente il suo lavoro nell'interesse della ripresa dell'attività, lo dice a chiare lettere il segretario Massimo Provinciali, rispondendo anche ad alcune critiche. Nessuna inerzia da parte dell'autorità portuale. Assolutamente no, questa è un'accusa che respingiamo fermamente. Il bando per la messa a disposizione dei bacini di carenaggio è stato pubblicato 2 giorni dopo la delibera consiliare regionale di approvazione del piano regolatore portuale, quindi è stato probabilmente il primo atto di attuazione del piano regolatore che abbiamo adottato. E purtroppo dal 25 agosto 2015, il giorno di quel funesto incidente dove ha perso la vita un lavoratore, e chiaramente il bacino galleggiante è sotto sequestro da parte della magistratura, noi siamo in continuo contatto, abbiamo collaborato con le operazioni di rigalleggiamento del bacino, con gli accertamenti tecnici per il danneggiamento, c'è una corrispondenza fitta fino ancora a qualche settimana fa, stiamo tutti aspettando che la Procura della Repubblica ci consenta di fare degli interventi. A quel punto che succede? A quel punto dovremo valutare lo stato di fatto del bacino, cioè quanto sia stato danneggiato dall'incidente, e decidere se inserire le riparazioni nel bando, quindi modificare il bando accollando a chi vince anche le riparazioni dell'incidente, oppure se ricominciare la gara provvedendo noi ad aggiustare il bacino e rimettendolo in gara aggiustato. Dal via libera della magistratura alla eventuale ripartenza dell'attività, quanto può passare secondo lei? Delle attività del bacino c'è tutto il tempo della gara e sicuramente anche dei lavori da fare sul bacino in muratura, il bacino galleggiante potrebbe essere disponibile anche prima, io direi non meno di un anno realisticamente.